I vicoli e i porticati di Piazza Sant'Agostino erano il suo regno dello spaccio. La sua operosità non è passata inosservata alle forze dell'Ordine che con un'operazione congiunta degli agenti della Squadra Mobile di Arezzo e del Nucleo Investigatori della Polizia Municipale hanno arrestato un altro spacciatore, un tunisino di 39 anni. A R le sue iniziali. Dalle viuzze del cento approfittava della zona a traffico limitato e di una più facile individuazione delle pattuglie in divisa dalle quali facilmente così si nascondeva. Allora il 9 marzo scorso è scattato un servizio. Congiunto. Agenti e vigili hanno osservato i movimenti sospetti del noto spacciatore, conosciuto con numerosi precedenti, una decina di alias e diversi arresti per lo stesso reato. Il 39 in quel frangente è stato sorpreso mentre aveva occultato in un vicoletto un involucro e si era poi allontanato, dirigendosi in piazza in attesa dei clienti. Gli operatori intervenuti hanno bloccato il Tunisino e recuperato quanto aveva nascosto. In un sacchetto di plastica aveva preparato già 11 dosi di polveri pronte per. Lo spaccio. Aprendo la confezione, gli operatori hanno notato che per accelerare i tempi della consegna e accontentare i clienti si era premunito di confezionare lo stupefacente con due differenti colori. Le bustine azzurre contenevano eroina, quelle bianche la cocaina. Il ridotto quantitativo di circa 4 grammi totali di sostanza rinvenuta non gli ha però garantito la libertà immediata. Visti i precedenti, il tunisino spacciatore è tornato in carcere dove è attualmente detenuto in azione attesa della convalida dell'arresto e del successivo giudizio